Abbiamo invitato anche qualcuno che su internet con la sua attività è riuscito a fare qualcosa di straordinario, piccole e medie imprese, perché non ci sono solo i Google sulla rete, ed è del nostro territorio, quindi della Lombardia. L'abbiamo invitato come esempio, adesso vi parlerà lui, vi racconterà lui della sua storia, del suo percorso, perché da una piccola azienda artigiana è riuscito con la qualità e con la capacità di innovare, con la capacità di utilizzare la rete, a aprire un mercato a livello internazionale nel suo settore, col suo prodotto, con i suoi prodotti e con la sua capacità. Quindi invito qui sul palco Luigi Uslenghi della società Eclissi a raccontarci la sua esperienza condivisa. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Leggo, anche se lavoro in internet dovrei usare il computer, ma sono stufo. Leggo due cose e poi ve le commento, che almeno è più semplice. Allora, come ha detto Stefano, sono Luigi Uslenghi, abito ad Abbiategrasso, insieme a mia moglie ho un'azienda che si chiama Eclissi e si occupa principalmente di arredo pareti. Nella mia formazione professionale, precedentemente ho lavorato come broker finanziario intermediario. Nel 1999 abbiamo fondato Eclissi e abbiamo creato un network di 4 negozi specializzati nel complemento d'arredo. I primi due a Magenta e a Vigevano, in Piazza Ducale, la conoscerete sicuramente, ed in seguito Novara e Busto Arsizio. Nel giro di pochi anni il mercato e i nostri sforzi si sono concentrati nell'arredo della parete, quadri o pannelli decorativi, tanto che nel 2005 abbiamo creato un marchio Art for Shop per rivendere i nostri prodotti ad altri negozianti, fino a creare 2 reti vendite con circa 40 agenti tra Italia e Francia. Nel 2006 il primo passo nel web con Artop Web, che ancora oggi è il marchio per cui siamo conosciuti. Con la crisi dei mutui subprime e tutto quello che ne è conseguito dopo il crollo di Lehman Brothers, il ramo del 4 negozi di proprietà e quello della rete di agenti non è stato più profittevole e sono stati ceduti e chiusi, che poi è il discorso che ha fatto il precedente intervento. Quindi, nel 2009 è iniziata la vera storia pionieristica del web. La società si è trasformata, viveva e vive ancora oggi solo per la vendita online. Dal 2010 al 2014 i nostri clienti sono stati rivenditori online, come per esempio conoscerete tutti Privalia, Dalani, il gruppo Westwing, nell'arredamento parlo. Nel 2014 abbiamo creato una società commerciale nel Regno Unito che si occupa appunto della commercializzazione in tutto il mondo dei nostri pannelli decorativi. Senza di essa e solo con una società italiana sarebbe stato impossibile farlo. Il nostro principale cliente si chiama Jeff Bezos e parla ben 10 lingue. Praticamente vendiamo su Amazon in tutto il mondo. Ovviamente per arrivare ad oggi la strada è stata molto lunga e tortuosa e purtroppo spiace dirlo, ma spesso i problemi non sono stati di mercato, di clienti o di concorrenti, ma di istituzioni. Faccio alcuni esempi. Siamo stati obbligati ad aprire una società nel Regno Unito, anche se noi siamo italiani, siamo fortemente italiani, una limited, come la chiamano, un SRL. Così è stato semplice, o meglio è stato possibile, avere dei contratti con dei rivenditori negli Stati Uniti e in Australia, perché si parla la stessa lingua. Il mercato vuole il Made in Italy, ha fame di Made in Italy, ma non vuole fare business con società italiane. La nostra giustizia non funziona e non garantisce i clienti come invece fanno nei paesi anglosassoni. Per quanto riguarda i fondi europei per lo sviluppo delle PMI, e qui mi viene da ridere, e lo sviluppo del web nella Camera di Commercio di Milano, abbiamo provato a fare richieste ben 4 volte, parliamo del 2006, è quando stava partendo questa cosa, da soli e con l'aiuto di consulenti accreditati, mica accreditati, non abbiamo mai ricevuto una lira o un euro. Invece, per anni abbiamo avuto problemi con l'ufficio commercio del nostro comune, Abbiategrasso, problemi burocratici, perché i dirigenti del comune, parliamo del 2006, non sapevano neanche cosa fosse l'e-commerce e come inquadrarci come società del territorio. Siamo andati avanti per anni, la licenza, l'autorizzazione comunale l'abbiamo avuta dopo 2 anni e mezzo. A febbraio 2013 ci siamo trasferiti nel nuovo centro industriale di Abbiategrasso, che doveva essere una chicca, sponsorizzato da tutte le amministrazioni. Hanno finito le strade nel quartiere 6 mesi fa, sono partiti i lavori nel 2009, noi nel 2013 siamo arrivati e ad oggi, 6 mesi fa, hanno finito le strade, il cosiddetto tappetino, l'ultimo strato delle strade.
Non abbiamo ancora l'illuminazione pubblica completata e nemmeno il cartello della via. Per non parlare che, ovviamente, essendo in periferia, è una discarica a cielo aperto, abbiamo scoperto di avere anche l'Eternit proprio fuori di casa. Io penso che le istituzioni in Italia troppo spesso sono le prime ad intralciare il lavoro degli imprenditori e di chi ha voglia di fare. Poche regole buone sono meglio di tante e spesso inutili e raggirabili. Oggi noi imprenditori italiani ci troviamo in un mercato altamente competitivo. Il Made in Italy è un plus valore non da poco, peccato si possa sfruttare poco. Con una moneta così forte i nostri prodotti, anche se ottimi, risultano troppo cari e i nostri margini imprenditoriali italiani sono troppo stretti per compensare il cambio sfavorevole. Non apro il capitolo tasse e burocrazia fiscale per non tediare nessuno con le stesse cose che si dicono da anni e che gli imprenditori dicono da anni. Faccio un piccolo inciso e poi concludo e sarò velocissimo. Allora, il discorso di andare in internet per noi e per il mercato dove siamo noi, quindi dell'arredamento, del complemento d'arredo, è una condizione sine qua non, cioè non potevamo fare altro. O morire, ma morire vuol dire chiudere, ma non chiudere una parte di negozi, chiudere. Infatti se facciamo un'indagine, diciamo quanti marchi di arredamento vi vengono in mente i marchi di arredamento di mobili, principalmente della Brianza. Il complemento d'arredo, che fa il 50% del fatturato, non lo conosce nessuno, perché non c'è nessuno che fa questa cosa. Quindi il concetto è, internet era l'opportunità, era l'ancora di salvezza, mettetela come volete. Purtroppo, e dico purtroppo, quando noi abbiamo cominciato a lavorare in internet c'erano tante società che commercializzavano i prodotti in internet del nostro settore e avevano fame di questo settore. Ora sono aumentati tantissimo le vendite e i fatturati, purtroppo ormai il player è rimasto uno solo perché ha mangiato e si sta mangiando tutti gli altri da Amazon. O sei lì o sei morto. Nel nostro settore il sito internet serve come vetrina, anche se è un e-commerce, ma serve come vetrina perché il resto si fa su Amazon, in sostanza. Giusto per concludere, per non tediarvi perché sennò diventa troppo lunga, vi dico questo. All'ingresso del mio ufficio c'è questa frase di Luigi Einaudi. Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli e scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia e clientele sempre più vaste. Ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrimenti potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi. Forse anche per questo io anni fa ho deciso di lasciare il mondo bancario e finanziario per mettermi in gioco come imprenditore insieme a mia moglie. Detto questo, cosa abbiamo bisogno? Parlo tra virgolette da imprenditore innovativo. Non abbiamo bisogno di fondi, non abbiamo bisogno di qualsiasi aiuto statale o di sovvenzione statale, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno di semplificare. Vuol dire che noi con la nostra azienda dobbiamo essere, io lo dico sempre, se io passo un'ora in ufficio e in magazzino passo un quarto d'ora, io sto perdendo, perché in ufficio faccio la burocrazia che non serve a niente, che serve solo a pagare le tasse, non sto facendo quello che ho bisogno da fare in magazzino, magazzino inteso non fisicamente, ma in magazzino anche sul computer a studiare forme, a studiare qualsiasi cosa, il prodotto piuttosto la commercializzazione del prodotto. Se comincio a parlare troppo col commercialista, forse conviene chiudere prima, perché vuol dire che sto prendendo la strada sbagliata. Quindi noi dobbiamo semplificare. Aver aperto una società in Inghilterra ha proprio messo tutta l'azienda in un'ottica diversa, dove il business è una cosa. Vi racconto due cose per farla breve. Noi siamo una PMI, cioè siamo tre persone, quattro persone, non siamo in tanti, eppure lavoriamo in tutto il mondo.
aprire in Inghilterra ci ha aperto la testa. Perché? Perché l'inglese ti dice, il commercialista, quello che ti segue, l'advisor, chiamiamolo come vogliamo, tu occupati del business, io ti faccio i conti. Sì, ho capito, ma le tasse, le cose, l'anticipo, l'IVA. L'anticipo, l'IVA. Io chiudo il bilancio, io commercialista non lo sento, io più o meno so i miei costi, dopo 9 mesi arriva e fa, guarda, c'è questo da pagare, secco, una volta sola. Ce li hai i soldi? O stai investendo, hai bisogno? Mi faccio, no, posso pagarti. No, perché sennò puoi dilazionarlo per 19 anni. Ecco, quando mi ha detto così, io ho cominciato a capire, ragazzi, se io voglio fare impresa, sì, sì, io sono italiano, faccio il prodotto italiano, ma devo ragionare con una mentalità diversa. Allora comincio ad andare su internet a leggere, ma cosa sta dicendo questo? Vado su internet e i webinari e la tassazione inglese, questo, questa. Leggiamo, leggo e alla fine questi continuavano, anche in internet potete andarlo a vederlo, andare a vederlo, c'è il sito dell'HMRC, si scrive, ve lo dico in italiano, che è il sito delle tasse, è l'agenzia delle entrate inglese, dove ti chiama caro cliente, non ti chiama suddito, non ti chiama vieni qua che ti succio il sangue, si chiama caro cliente. E 3 anni fa, e poi chiudo, 3 anni fa ho chiamato questo mio caro fornitore e gli ho chiesto, ma perché ci chiamate cari clienti? E questo mi ha risposto, perché se io ti lascio i soldi e tu sei un imprenditore e i soldi te li chiedo al minimo 9 mesi dopo, se non al massimo in 19 anni, l'anno dopo quei soldi lì tu li hai fatti fruttare e me ne dai di più. È un continuo, è una catena che continua e quindi sei un caro cliente per noi perché ci paghi le tasse. È chiaro il concetto? Cosa? La Brexit è la cosa più bella che sia potuta capitarci, perché oltre a non farci problemi, a parte che ci abbasseranno le tasse in Inghilterra, ma questo è un problema che non mi interessa neanche toccarlo, è che loro stanno aprendo rapporti commerciali su stati che non avevano. Quindi, oltre, diciamo, al Commonwealth, che era la cosa più importante per noi, per arrivare al nostro prodotto, portare il nostro prodotto nel mondo occidentalizzato, diciamo, loro stanno aprendo con la Cina a vendere i cinesi, non a comprare dai cinesi. Loro stanno aprendo con tutta l'Asia e in particolar modo col Giappone e ci stanno facilitando. E non, vi posso garantire che non c'è la Camera di Commercio, non c'è bisogno, Perché sono talmente seri che quando prendono gli accordi io vado come società inglese, ed è questo il valore della società inglese, non certo tutto il resto, e questi sanno che essendo inglese io sono già in fiducia, perché se io sbaglio qualcosa, se io al mio cliente, al posto di mandare la classica cosa che mi dicevano gli australiani qualche anno fa, ma io come faccio a sapere che ti pago perché mi devi mandarmi 3 bancali di merci in Australia, non mi arrivino dei mattoni? Con l'Inghilterra non succede così, perché se arrivano 3 mattoni in 3 giorni, questo apre un'avvertenza all'ufficio delle entrate inglese, decidono subito e mi chiudono i conti correnti bancari, non mi fanno neanche fallire, mi chiudono i conti correnti bancari e ho finito di lavorare. Quindi è questa la serietà. E la serietà ovviamente è tutto agevolato ed è molto semplice poi andare a discutere un contratto. Cioè il contratto con l'Australia fatto in Italia... dopo 6 mesi non l'avevo ancora siglato. In Inghilterra, dopo che ho preso la società inglese, in 2 giorni avevo la sigla e avevo già l'ordine, già pronto, cioè molto più facile. Questo è il concetto. È per quello che è facile per il Made in Italy andare nel mondo, passando però purtroppo da una legislazione e da una giustizia, tra virgolette, finanziaria, tributaria, che funziona, se no per noi era impossibile. E Amazon tutt'oggi, quando io gli dico guarda che il prodotto è in Italia, il prodotto è all'Italia, l'Italia vende il prodotto finito alla società inglese, la società inglese lo commercia, va bene, aperto 2 minuti, aperti i contratti, non hanno bisogno dell'ISO, non hanno bisogno di, le certificazioni non esistono, ma non perché è una giungla internet, perché loro ti valutano per quello che sei, non c'è bisogno che un altro ti certifica, io ti provo, ti ordino 3 bancali di roba, tu me la mandi nei termini che dico io con la mia procedura, non ti arrivano, benissimo, e cominciamo con una X, poi la seconda X, la terza X sei fuori,
Se invece al posto di avere una X c'è un semaforino verde, è brutto dirlo, e poi c'è il secondo semaforino verde, il terzo semaforino verde, succede quello che sta succedendo a noi in questo momento, che è quello che ci chiedono altri prodotti. Ma tu non puoi canalizzare altri prodotti di tuoi amici? Funziona in questo modo. Grazie a tutti.